Ciao a tutti. Oggi volevo parlarvi di un libro che ho letto in ebook. Mi è stato inviato a noi del libro del martedì dalla casa editrice, che ringrazio, la casa editrice in questione, la Garzanti. Il libro di cui parliamo è Lo strano mondo di Alex Woods, di Extance Gavin. Le pagine sono intorno a 350 pagine, come vi ho detto, io l'ho letto in ebook e il Kindle non ha il conteggio delle pagine, ma il conteggio della percentuale di lettura, per cui non vi so dire di preciso, comunque intorno alle 350 pagine, ma sarò più precisa lasciandovi le indicazioni nell'info box. Io ero molto attratta da questo titolo. Perché? Perché si gridava al caso editoriale e si sa che i casi editoriali effettivamente sono dei gran bei libri o al contrario alcune volte non sono quello per cui si grida, insomma, comunque non sono questi i casi editoriali. Questo titolo appunto mi attirava tanto, l'ho letto nelle vacanze. Ho visto pareri molto contrastanti su alcuni siti. E io invece vi devo dire che l'ho trovato veramente molto bello. Mi sono affezionata tantissimo ai due personaggi principali di questa storia. Il protagonista principale, tra l'altro il romanzo ci viene narrato in prima persona proprio da Alex Woods. Alex è un ragazzino, un adolescente, che vive in un paese dell'Inghilterra. Lui ha uno strano incidente, per cui dopo questo incidente soffre di crisi epilettiche, perché nell'incidente viene colpito alla testa. E questo gli provoca poi dei problemi, tanto da avere poi delle crisi epilettiche per tutto quello che sarà la sua vita. Quindi lui dovrà combattere contro queste crisi epilettiche, inizierà a capire cosa sono e a trovare qualcosa che lo aiuti per diminuire l'intensità di queste crisi. Nel suo caso è enumerare i nomi di alcuni satelliti, di alcune stelle e ascoltare musica classica. Ovviamente non senza l'aiuto di farmaci appositi per le crisi epilettiche. Alex è un bambino che vive solo con la madre, il padre non l'ha mai conosciuto ed ha una madre un po' particolare. Lei ha un negozio di tarocchi, di magia, lei legge tarocchi alle persone e vende un po' quelli che sono i ferri del mestiere. In questo libro si parla di tante cose. Io lo definirei un libro di crescita comunque, perché nell'arco di tutto il romanzo vediamo la crescita di Alex e il cambiamento di pensiero di Alex a seconda di quello che capiterà. E in questa storia troviamo non solo la malattia di Alex e la forza di un ragazzino, di trovare qualcosa per contrastare questa malattia, ma anche altri temi molto attuali. Uno di questi è il bullismo nelle scuole. Alex verrà preso di mira da alcuni suoi compagni di scuola perché lo reputeranno un po' strano, un po' per via della sua malattia, un po' per via della cicatrice che si porta dietro dovuta a questo incidente, poi per il fatto che ha una mamma un po' diversa dalle altre, ha una mentalità, sua mamma molto differente da quelle standard, da quelle, diciamo, bacchettone,
che ci sono magari in questa cittadina. In più, ad Alex piace moltissimo leggere, ha un quoziente intellettivo più alto rispetto alla media e sa alcune cose, sa già alcune cose che magari i suoi compagni non sanno ancora. Gli piace leggere, gli piace ascoltare musica. Sono tutti hobby che fanno sì che venga preso di mira da questi bulli. Ed è proprio in uno scontro con questi bulli che incontrerà il coprotagonista di questo romanzo, che a mio parere è uno per adesso dei personaggi che mi hanno più colpita nel 2013, a cui continuo a pensarci. Incontrerà il signor Petersen. È un anziano, un signore anziano, che è stato ferito nella guerra del Vietnam, per cui è un americano. Peterson, scusate, ecco, non Mina. E praticamente è arrivato in questo paesino in Inghilterra per amore della moglie. Moglie che è morta, quindi questo signore è vedovo. E quindi si parla anche della condizione delle persone anziane che si trovano senza avere nessuno che le possa aiutare. Il signor Peterson lo accompagnerà Alex nella sua crescita. Sarà il maestro, sarà un maestro per Alex. Si evolverà tutta la situazione, loro insieme parleranno di lettura, Alex si appassionerà a dei romanzi che il signor Peterson gli farà conoscere, tanto che creerà un gruppo di lettura per far leggere tutta la bibliografia di un determinato autore che è l'autore preferito, il signor Peterson, e questo gruppo di lettura sarà l'ancora di salvezza per entrambi. La lettura e l'amore per la letteratura e l'amore per la musica, per queste arti, saranno quello che terrà unito il loro rapporto, terrà unito i loro due e che sarà l'ancora di salvezza poi del signor Peterson. Perché? Perché il signor Peterson si troverà poi in una condizione molto drammatica andando avanti nel romanzo. Quindi, dicevo, il signor Peterson per Alex sarà un maestro e Alex per il signor Peterson sarà l'ancora di salvezza. Il signor Peterson mi ha ricordato tantissimo, per alcuni versi, il signor Fredrickson di Up, per la sua comicità, per il suo sarcasmo, per i modi così molto burberi che ha, ma sotto sotto veramente molto genuini e molto spassosi. È un personaggio veramente dissacrante, non è assolutamente politicamente scorretto, lui fuma marijuana, la coltiva all'interno della propria casa, poi si scoprirà anche per quale ragione, che all'inizio è una ragione puramente ludica. E poi dopo invece non sarà più così. Andando avanti, il loro legame diventerà molto 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 saldo. E andando avanti si incontreranno degli argomenti quali l'amicizia tra persone appunto che non hanno vincoli di parentela, ma che saranno molto più importanti dei parenti stretti. Si incontreranno dei temi come la morte, trattata però in una maniera differente dalle altre. Ci saranno tanti pensieri sul libero arbitrio, sulla libera scelta delle persone di come decidere la propria morte e del momento in cui decidere di morire. Verrà affrontato il tema religioso. E quindi è un romanzo che rimane sempre nella narrativa,
senza mai quindi andare nello specifico dei vari problemi che vengono comunque trattati, per cui medici, problemi scientifici, problemi fisici, problemi teologici, ma mai troppo approfonditamente, mai facendoli diventare un peso per il lettore. Quindi la lettura, pur infarcita di questi argomenti, risulta sempre, a mio parere, molto scorrevole. Questi accenni o comunque queste precisazioni devono esserci per forza, altrimenti non si riuscirebbe a entrare molto nel meccanismo di questo romanzo e di quello che poi sarà il finale del romanzo. Un finale che ho trovato decisamente in linea con la crescita di Alex e che la caratterizzazione della crescita di Alex è per me veramente ben scritta, ben focalizzata, ben incentrata, per cui non ha nessuna pecca sotto questo aspetto. Sinceramente non ho trovato pecche in questo romanzo, a me è piaciuto veramente tanto. È vero che non è un romanzo di azione, non ci sono, è un romanzo di formazione, per cui non ci si può aspettare una trama super coinvolgente, dove ci si aspetta chissà che cosa, chissà quale avvenimento. Devo dire che però le ultime pagine si leggono tutte d'un fiato, perché poi la scelta di alcuni personaggi va seguita e si fa seguire molto intensamente. Io è un romanzo che consiglio a tutti per gli argomenti trattati. Sono argomenti veramente, veramente molto attuali e sono argomenti, secondo me, su cui riflettere molto. Questo libro dà tanti spunti di riflessione. Quindi lo consiglio a tutti. Fatemi un vostro parere su questi argomenti e su questo romanzo. Dategli una possibilità perché, secondo me, è veramente un ottimo romanzo. Aspetto i vostri pareri e vi saluto. Ciao a tutti!